Ciao a tutti, sono Giulia e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi sono finalmente qui con il video haul degli acquisti scolastici. È infatti l'ultimo video dedicato al back to school. Dico finalmente perché in realtà la settimana dedicata ai video back to school era l'altra, però come vi avevo già detto, dedicato questo video appunto dopo una settimana perché dovevo finire di comprare meglio tutto quanto. Finalmente ho finito, quindi posso video, e anche se praticamente questo video uscirà di domenica, io dovrò tornare a scuola lunedì, quindi non ho in tempo ancora. E basta, direi di non perdermi troppo in chiacchiere e di cominciare subito con il video. Ok, allora comincerò dalle cose principali. Intanto l'astuccio è sempre lo stesso, quello che ormai uso da tutti gli anni delle superiori, devo iniziare il terzo anno e ce l'ho dal primo, e tutte le cose dentro invece sono nuove. Comincerei semplicemente dalle due penne normali, e poi ho questa penna che in realtà ce l'ho dalle medie, rosa uguale, che in realtà uso soltanto quando devo decorare qualcosa, ma niente di importante, diciamo. Ok, poi ho il righello, le forbici che sono pure tutte rovinate perché anche queste non sono nuove, ma in realtà uso sempre le stesse perché mi sembra un po' inutile cambiarle se ancora funzionano. Poi la colla, che anche questa in realtà non si usa mai, però vabbè. E la gomma che è ancora incartata. Ho fatto cadere tutto. Infine in questo astuccio principale c'è anche il bianchetto. Ok, il secondo astuccio invece contiene, diciamo, le cose secondarie. Questo qui ce l'ho sempre, in realtà addirittura dalle medie, quindi gli astucci non li ho cambiati. Neanche lo zaino, dopo ve lo faccio vedere. E dentro abbiamo la calcolatrice, anche questa vabbè ce l'ho da un bel po', il temperino, gli evidenziatori che sono 4. Allora anche qui c'è da aprire una piccola parentesi, nel senso che ho questi qui, mamma mia, questo qui dall'anno scorso, questo qui dalle medie sempre, questo che invece l'ho comprato nuovo, e quest'altro che invece ce l'ho mi sa dall'anno scorso se non sbaglio. Allora questa cosa mi fa, diciamo, un po' arrabbiare, nel senso che ho 4 evidenziatori, ognuno di colore diverso e va bene, ma ognuno proprio di marca e dimensione diversa, quindi mi dà proprio fastidio. Però sì, ho voluto provare anche questo qui perché avevo quello fucsia normale, allora ho detto prendiamo questo rosa che è un po' più chiaro, e quindi ho deciso di provare anch'io questa nuova colorazione. Ok, poi adesso la prossima cosa in realtà sono i colori, ma sono 6. Questi anche non li ho ricomprati nuovi perché in realtà non li uso mai. Ho i colori principali in quelle confezioni che si vendono proprio a 6 colori, perché esistono poi quelle da 12 e quelle da 24. E io ho preso questi qui da 6 perché non mi servono mai. Veramente i colori e le matite le uso soltanto quando magari stanno interrogando, io non ho niente da fare, quindi mi metto a decorare le cornicette o il diario e cose di questo genere. Le matite invece non le ho ancora prese perché volevo usare quelle dell'anno scorso, però sono tutte rovinate, quindi penso che le prenderò da uno stuccio che ho. Non compro anche di questi la confezione proprio da 6 matite, non lo so, ora vedrò. Ok, per quanto riguarda il diario, da quando andavo in prima media che compro sempre la Smemo, quindi anche quest'anno ho preso Smemoranda, sempre di taglia M. Poi qualcuno dirà, ma è inutile il diario perché ormai esiste il registro elettronico. In realtà io lo trovo comunque molto utile perché scrivo sempre tutto, anche se esiste il registro, perché sono più volte che il registro non funziona che quelle che funziona, quindi poi mi ritrovo a non fare le cose e disastro. Anche poi perché dentro ci sono un sacco di cose, oltre alle pagine per scrivere, no? Anche gli stickers e le cose da decorare, e anche uno delle cose per cui uso i colori sono le cornicette finali con i quadrati. Io faccio quelle cornicette che faccio dall'asilo e ancora le faccio, vabbè. Ok, le ultime cose che andrò a mostrarvi sono i quaderni, che sono 11, quindi sono un sacco. Comincerò prima da quelli normali e poi gli ultimi 3 che sono un pochino più particolari. Ok, per questi quaderni un po' più semplici ne ho 4 a righe e 4 a quadretti perché ho contato proprio le materie. Comincio da questo primo. Sono tutti semplici, veramente. Ed è a quadretti. Poi come secondo, quest'altro, ho cercato di usare tutti i colori diversi che sennò mi confondo e succede sempre un casino. Questo invece è a righe.
poi quest'altro. A righe. Quest'altro. A righe. Che poi sono tutti colori, o alcuni più semplici, altri invece che non avevo mai usato. Quest'altro. Sempre a righe. Che novità. E adesso arrivano quelli a quadretti però. Quest'altro, che mi piace un sacco come colore. E mi dispiace solo che è a quadretti, infatti. Le materie che mi piacciono di più di solito si usano sempre i quaderni a righe. E i quaderni più carini che ho però sono sempre a quadretti. Quindi vabbè, è un po'... non c'entra niente, ma è una cosa che penso e dico ogni anno. Quest'altro che è rosa ed è sempre a quadretti. E l'ultimo di questi quaderni normali, che non so se si vede molto bene, non è rosso, è... non so definire questo colore, ed è sempre a quadretti. E ora passo agli ultimi tre quaderni, sono anche gli ultimi tre articoli di questo video, perché sono un po' diversi, ora ve li faccio vedere meglio. Allora, sono tutti e tre quaderni con gli anelli e sono giganti, cioè almeno questo qui. Ora vado a spiegarvi meglio il perché. Allora, comincerei da questo quaderno qui, che il colore mi piace veramente tantissimo, e anche opaco. E... è a righe perché praticamente mi serve come quaderno d'italiano, dato che scriviamo sempre un sacco e io finisco sempre per cambiare il quaderno ogni secondo. Volevo fare la stessa cosa per matematica, ma perché anche lì cambio veramente ogni giorno un quaderno nuovo, si può dire. Però non l'ho trovato, quindi vabbè. È molto... cioè, secondo me peserà un sacco perché italiano ce l'ho ogni giorno, quindi ogni giorno dovrò tenere questo coso dentro lo zaino. Però non è niente in confronto al quaderno che state per vedere, perché quello è veramente molto più grande. Però niente, quindi spero di farci tutto l'anno scolastico. Penso di sì, dai. Infatti il quaderno più grosso che abbia mai avuto è questo qui, che ha quattro divisori, appunto. Infatti adesso vedete la copertina verde, ma poi a seconda delle volte io posso scegliere se girarla. C'è anche in blu, poi c'è in rosso, vedete ogni volta si girano le pagine. E poi c'è il giallo. Penso che lo cambierò ogni settimana. Ogni settimana giro, prima faccio il verde e poi vado in ordine, così tanto per cambiarli. E appunto, in realtà, quando si decide quale copertina mantenere, qui ci sono altri divisori che sarebbero poi anche le altre copertine. E io ho messo anche delle attach per separarli ancora meglio, per ricordarmi. E questo quaderno è gigante e ha così tanti separatori perché mi serve per scienze umane, che è il liceo che ho scelto. E quindi ci saranno quattro materie. Per quanto riguarda il biennio c'erano soltanto due materie, psicologia e pedagogia, mentre adesso che andrò al triennio si aggiungeranno anche antropologia e sociologia. E quindi, per non portare quattro quaderni divisi, ma per avere sempre lo stesso quaderno, userò questo, che almeno è diviso già di suo, proprio quattro divisori fatti apposta. E peserà anche questo, perché ce l'ho, scienze umane ce l'ho ogni giorno, quindi anche questo quaderno sarà da tenere ogni giorno nello zaino. Ma forse anche per una situazione di ordine ho preferito prenderne uno più grande piuttosto che quattro diversi, anche perché sicuramente ci farò tutto l'anno, si prendono un sacco di appunti. Ma a parte questo, anche mia sorella ce l'ha, che lei ha un anno in più di me, quindi facciamo lo stesso liceo, e mi ha detto che lo stesso che stava usando l'anno scorso lo userà anche quest'anno. Quindi penso che basterà, non penso per tutti e tre gli anni del triennio, ma magari due anni sì, almeno spero. E quest'ultimo è sempre con gli anelli, però è molto più piccolo perché se ne sono andate un sacco di pagine. Ed è quello che userò per religione, in realtà è lo stesso dell'anno scorso. Però non mi sembrava il caso di cambiarlo perché l'ho usato molto poco, dato che c'è solo una volta a settimana. E questo era anche l'ultimo quaderno che... di questo video, insomma. Prima però di concludere vi faccio vedere anche lo zaino. Ok, lo zaino è sempre questo qui che ho, appunto, vi dicevo, dal primo liceo, sì. E non ha purtroppo la tasca interna come quello che avevo alle medie, perché è di un'altra marca ed era molto comoda, pazienza. E ha invece una tasca di qua. E niente, quindi non lo cambio, cioè penso che ormai per tutti gli anni delle superiori userò questo perché mi ci trovo bene. L'unica differenza è che quando magari ho meno libri porto la borsa invece che lo zaino, perché è inutile portare questo che è più grande. Io concludo qui questo video, come l'ho detto io, però no, a parte questo vi ho detto che in realtà questo doveva essere l'ultimo video back to school, ma in realtà mi è venuto in mente che non ho più fatto il video
di cosa c'è nel mio zaino e cosa c'è nel mio astuccio, che sarebbero due video in uno. Quindi uscirà lo stesso questo video, penso, direttamente lunedì, che sarà il primo giorno di scuola. Lo registro prima, cioè penso che lo registrerò direttamente oggi. Però non lo so, cioè io spero possa interessarvi, tanto per concludere qui i video back to school, almeno vi faccio vedere meglio anche come organizzerò gli astucci con le cose dentro e anche lo zaino. Ok, questo video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, se sì vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina delle notifiche così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Detto questo, noi ci rivediamo alla prossima, ciao a tutti!